pronta. La stanza inclinata! No, ride perché vedo già il titolo che è Scuola di ballo. Oh. Quindi mi serve. Lillo. Certo, ovviamente. Fisico per te, sì. Certo. Deborah Villa. Filippo Magnini. E Arturo Brachetti. E voilà. Accomodati. Bravi! È il momento della stanza inclinata e allora tutti, ma proprio tutti, a scuola di ballo! Siamo in una grande, prestigiosa scuola di danza moderna, la Step Dance, diretta dal grande coreografo Lillo. Grande coreografo. Tu sei orgoglioso. Volevo prendere una posa, però da, non... Da coreografo, orgoglioso della tua sala da ballo. Ti è costata fatica e sudore e ogni giorno prima dell'apertura controlli che tutto sia perfetto perché tu sei il più grande coreografo al mondo. Tutto deve essere perfetto sia dalla sbarra che, esatto, dalla lap dance. Qualche passo alla sbarra per mostrare al pubblico a casa che cosa può fare il coreografo Lillo. Alla sbarra! Alla sbarra. Ok. Alla sbarra, eh? Sì. Aspetta, meglio così. Che dire? Che dire. Non a caso è il più grande, Sei meraviglioso. Ha un unico difetto la tua scuola di ballo, che è situata proprio sopra la cucina di un ristorante di pesce pregiatissimo. Sergio, vieni vicino a me perché poi mi devi aiutare coi piatti. Sì. Chi meglio di te? Tu vai pazzo per il pesce. Sì. Ma stai seguendo una dieta ferrea, insomma, e ogni tanto arriva dalla cucina una sbuffata di vapore. Ecco, senti? No, questa è la carne. Un minimo avvertite, però. Io capisco l'improvvisazione, però. Vai. Questa è la carbonara di pesce, la tua preferita. Sì. Ti smuove tutti i succhi gastrici. Quindi... Tu non devi pensare a mangiare, ricordati che sei a dieta, fregatene, non ti preoccupare. Perché quando senti la musica non resisti. Accendi lo stereo. E adesso balli perché tu sei il coreografo. Bravo! Meraviglioso! Senti il profumo della tartare di pesce spada in salsa di lime. La puzza. Però oggi è una giornata importante. Sì. Devi scegliere i protagonisti del tuo nuovo musical, Lillo Land. Entrino i provinanti, per favore. Deborah e Filippo. Voi... Siete una coppia sia nel ballo che nella vita, nella realtà, insomma. Quindi, solo che lei... Finalmente lo diciamo. Lei ti tratta un po' male, male. Non lì. No, qui, no. Allora, mi devi solamente tenere qua in basta, capito? Scusa. Capace di fare niente, salve. I due si presentano al grande coreografo che chiede loro delle referenze e il curriculum. Con chi avete lavorato prima? Beh, io con Daniel Eslelov. Daniel Eslelov?
Daniel Ezralo. Mai sentito? Poi ho lavorato con la Fracci. Ah, con la Fracci? Sì, le ho insegnato io un paio di mosse. E poi... Qual è la... Io con Tony Manero, invece. Ah, con Tony Manero. Tu devi stare zitto, e che parlo io, perché... ascolta. No, ma... Lillo. Sì, no, però per me è importante vedere che sanno fare, perché sì. No, dico, non gli faccio un provino a vedere un... No, tu racconti intanto a loro la trama di questo musical, allora. Perché in questo musical c'è una grande novità, che è un balletto di pole dance. C'è un balletto, sì. Allora, inizia il film. Non mi devi stare addosso. Sì, allora, la prima mezz'ora del musical è tutto pole dance proprio. Cioè, inizia con la pole dance, quindi bisogna fare dei numeri con... L'odore di pesce che c'è in questo... Lo so, hanno fatto dei fumi che arrivano da qua. Pole dance? Ecco, questo per esempio, che cosa potrebbe essere un piatto di pesce prelibato? Questo è il rombo. Rombo al forno con patate. Esatto. Rombo al forno con patate. Dicevo io, ma cos'è? Invece è rombo. Rombo al forno con patate. Mi sembrava rombo. Sentito proprio rombo. Inizia il provino vero e proprio. Allora, il provino prevede che voi eseguiate i passi che Lillo vi mostrerà. Sì. Quindi... Okay. Prego. Allora, proviamo intanto, siccome è al palo. Allora, il primo passo è un po' erotico, perché è anche molto sensuale il film. Lo vuoi provare? Si chiama... Proviamo questo passo. Provatelo, adesso lo faccio vedere io. Sex Flex si chiama. Sì. Il passo è così. Bello. Ah, ok. Favoloso. Bello. Perfetto. È bellissimo. Basta. Capito? Perfetto. Adesso io mi siedo là e lo fate voi, ok? Va bene. Vai, prego. Insieme. Vado. Deborah, tocca a te. Tocca a te. L'espressione ammiccante, erotica. Mi sembra ottimo. È un po' troppo, un po' troppo. Un po' meno. Beh, la lingua fuori magari anche un po'... Allora aspetta. Anche, ecco. E questo che cos'è? Che fumo è arrivato? Sgombro. Sgombro, questo sgombro. Sì, profumo di sgombro. Vediamo... Adesso vediamo, ragazzi, Filippo. Mi sto scaldando un attimo. Sì, vabbè, prego. Si scalda lui. Dai, muoviti, va. Tocca a Filippo. Allora, sex. Ma che dici, sex? E le donne apprezzano. Ci sono altri pretendenti per la parte da protagonista del musical. Sì. Sta per entrare il grande ballerino francese Arthur Brachet. Scusi, l'avion era in ritardo, il vero era in ritardo, ho letto adesso l'audizione, ma sono arrivato, sono pronto, sono già con la mia calzamaglia, sono pronto per fare l'audizione. Tu Lillo lo conosci, lui è un danzatore molto raffinato. Sì, lo so, Brachet è molto raffinato, infatti io volevo... Fai sedere loro due che sono un po' scarsi. Sì, mettetevi seduti. Parli voi. Sedere. Prego, signorina. Scusa Deborah, devi sederti sopra nella panchina di sopra con il tuo Filippo. Sì, la devi sederti sopra. Ti vengo a prendere. Vai. Ma non mi devi toccare proprio. Cioè, devi stare. Andate insieme. Sereno, insieme sulla panchina. Vai. No, sulla panchina dove dove dare spazio a Brachet di esibirsi. Complimenti. Prego. Oui, qua, allora, no, io faccio vedere un passo a Brachet pure. Devo prendere un passo. Ok. Allora proviamo con... Sedetevi, bravi. Te lo faccio vedere, si chiama... Questo si fa col palo e la sbarra. Oui. È fatto proprio così il passo, capito? Si chiama Manduria con stop. Manduria con stop. Manduria. Anche Golden Sutri, ha due nomi, però Manduria con stop. Ah, oui. Te lo faccio vedere, oui. Stop. Che bravo! Brachet esegue, prego. È morbidoso, allora, ma è un numero che bisogna fare topless. Ma c'è pas de problème. Anche topless. Come Lido di Paris. Come Lido di Paris, va bene. Allora, comunque, sbarra e palo. Ok, oui, oui. Allora, mangiare allora la brassi, le brassi, e voilà. Esatto. E poi questo. Beh, è venuto alla perfezione. Attenzione. Questo che cos'è? Questo è il pesce tipico della sala da ballo. Cioè? Lo sbarracuda.
C'est bon ça. Ma ecco che Deborah, vedendo Arthur Brachet, lascia Filippo perché è attratta dalla danza e da quest'uomo guarda, meraviglioso e, scusa, e corre, fugge da lui perché vuole ballare solo con Brachet. Sì, no, però gli volevo spiegare che lo lascio perché non solo non è capace, ma cioè, gli ho fatto un favore, diciamolo, tutti questi anni a stare assieme a lui. Certo. Salve, Filippo, aspetti, arrivo da lei. Oui. Oui, doucement. Salve Brachet. Bonjour, enchanté. Un petit peu là, voilà. Vous aimez bien la Tour Eiffel? Anche Lillo, in un certo senso, il coreografo, si è innamorato di Deborah ed è un po' geloso. Quindi litiga con Brachet perché vorrebbe in realtà Deborah solo per se stesso. Oh, uscì così, vous êtes merveilleux. Oh, merci beaucoup. Belli capelli. Che don italiano. Belli capelli. Lei l'avevo già puntata io, legniamo, vai, forza, vieni qua, via. Ecco qua, no. Le femme italiane. No, che italiane? Le donne italiane. Sì. Brachet litiga con Lillo, i due coreografi litigano. I due coreografi litigano. Per lei. No, scusi, la signorina ha guardato me e quindi lei lavorerà con me. No, parte palla. Lei si sposta. Non adesso, vale più rosso di me. No, perché qua si è capita la situazione, grosso modo. Filippo ha capito che forse l'unica cosa che può calmare gli animi è la musica. Grazie. E i due, invece di litigare, cominciano a ballare insieme. E come sempre il potere della musica e del ballo mette d'accordo tutti. È un bello musical. E il musical è praticamente già iniziato perché nella nostra step dance si balla.